Noi abbiamo la funzione f che manda x e y nelle coordinate u e v, dove u era il prodotto x per y e v era y fratto x. La prima cosa da fare è calcolare la funzione inversa per vedere se f è invertibile. Fate dei facili calcoli e trovate che x è uguale alla radice quadrata di u su v e y è uguale alla radice quadrata del prodotto u per v. Questo è molto semplice. Queste funzioni sono differenziabili. La radice quadrata avrebbe problemi in zero, ma noi stiamo lavorando con x e y entrambi maggiori di zero, strettamente, quindi non ci sono problemi in zero, sono funzioni differenziabili. E allora questo vuol dire che la funzione f è invertibile, questa qui è la sua funzione inversa, quella che manda uv in radice quadrata di u fratto v e radice quadrata di u per v, che è ovviamente di classe C infinito e quindi questo punto è facilmente sistemato. Ora, come si fa a calcolare f stella in basso di questo campo di vettori? Vediamo di capire allora il problema. Qui abbiamo due diversi sistemi di coordinate, un sistema di coordinate che si chiama XY e un altro sistema di coordinate che si chiama UV. E abbiamo determinato esplicitamente le formule di cambiamento di coordinate. Abbiamo delle formule che esprimono U e V in funzione di X e Y e abbiamo delle formule che esprimono x e y in funzione di u e v. Quindi abbiamo entrambe le formule di cambiamento di coordinate. Abbiamo un campo di vettori x d su dx più y d su dy. Questo è un campo di vettori scritto nel sistema di coordinate x e y. Andate a rivedervi la definizione di push forward, cioè che cosa vuol dire f stella in basso di questo campo di vettori. Andate a rileggervi bene la definizione e cercate di capire il senso di quella definizione, al di là dei dettagli tecnici. F stella in basso di questo campo di vettori è lo stesso campo di vettori, ma scritto usando le coordinate U e V del codominio. Insomma, è un esercizio di cambiamento di coordinate. Avete un campo di vettori scritto in un certo sistema di coordinate, avete fatto un cambiamento di coordinate e dovete scoprire come si scrive lo stesso campo di vettori nelle nuove coordinate, tutto qui. Quindi dovete scrivere x in funzione di u e v, dovete scrivere d su dx come combinazione lineare di d su du e d su dv. E dovete scrivere y in funzione di u e v e scrivere d su dy come combinazione lineare di d su du e d su dv. Una volta capito questo, i calcoli sono molto semplici, ve li indico velocemente. D su dx. D su dx è un vettore tangente, precisamente è il versore dell'asse x. È il primo vettore della base canonica nel sistema di coordinate x e y. Se voi cambiate le coordinate, quindi le nuove coordinate si chiamano u e v, adesso i vettori di base si chiamano d su du e d su dv, ma naturalmente generano lo stesso spazio tangente, che è R2. E allora d su du e d su dv sono una base di R2, d su dx è un vettore di R2 e questo vettore si può sicuramente scrivere come combinazione lineare dei vettori di questa nuova base. Chi sono i coefficienti? Questa è la regola di derivazione delle funzioni composte, se ci pensate. La regola è molto semplice. La derivazione d su dx si scrive in questo modo: du su dx per d su du più dv su dx per d su dv. Sono cose che
avete imparato, o quantomeno dovreste aver imparato nel corso di analisi 2 quando si studiavano funzioni di più variabili. C'è un modo facile per ricordarlo, proprio un modo mnemonico. Dovete in qualche modo immaginare che questo du a numeratore si semplifica, tra virgolette, col du a denominatore e rimane d su dx, quindi vedete. Sì, è solo un modo mnemonico, non vuol dire niente, ma vi fa ricordare le formule corrette. E allora a questo punto fate i calcoli. Du su dx che cos'è? U era uguale al prodotto x per y, se derivate u rispetto a x rimane y, e quindi qui avete y per d su du. E qui avete la derivata di v rispetto a x, ma v chi era? V era y fratto x. Se derivate rispetto a x trovate meno y fratto x quadro. Meno y fratto x quadro per d su dv. Però questa scrittura non va bene così, perché è una scrittura dove compaiono sia le nuove coordinate u e v, sia le vecchie coordinate x e y. Non va bene, dovete avere una scrittura che contenga solo u e v. Ma anche questo è facile, perché y è uguale alla radice quadrata di u per v. Sono le trasformazioni inverse, d'accordo? E quindi al posto di y scrivete radice quadrata di u per v, e qui al posto di meno y fratto x quadro sostituite e fate i conti e compare meno v per radice di v fratto u. E avete scritto il vettore tangente d su dx come combinazione lineare dei vettori tangenti d su du e d su dv. Questi sono i coefficienti. Ora fate esattamente la stessa cosa per il vettore tangente d su dy, vedete, sono delle formule tutto analoghe. D su dy è du su dy per d su du più dv su dy per d su dv, quindi vi calcolate come prima le derivate parziali di u rispetto a y e di v rispetto a y, poi sostituite al posto di x le espressioni in termini di u e v. E trovate questa scrittura qui. A questo punto avete finito perché F stella in basso di questo campo di vettori vuol dire semplicemente che voi riscrivete il tutto in termini di u e v. Quindi al posto di x sostituite la sua espressione che era radice di u su v. Al posto di d su dx sostituite quello che avete appena calcolato, che è tutta questa quantità qui. Al posto di y sostituite la sua espressione che è la radice del prodotto u per v. Al posto di d su dy sostituite tutta questa quantità che abbiamo appena calcolato e poi moltiplicate, semplificate, eccetera, eccetera. E come vedete, quello che trovate è un campo di vettori scritto usando le coordinate u e v. È lo stesso campo di vettori. È sempre il campo di vettori x, avete semplicemente fatto un cambiamento di coordinate. Quindi capite? Calcolare il push forward di un campo di vettori significa, dal punto di vista proprio pratico, effettuare un cambiamento di coordinate, cioè riscrivere lo stesso oggetto, lo stesso campo di vettori usando un nuovo sistema di coordinate.